Adesso Barbara, cambiamo argomento perché è arrivato il momento di Marco Tottonati e il suo, il vlog. Il vlog di Marco Tottonati. Darà un 35, il nuovo appuntamento con il mio vlog. Saluto gli amici di Radio DJ International e anche tutti quelli che ci stanno guardando su Rete 8 di pomeriggio. Con noi l'avvocato Carla Tibboni. Buonasera. E quando si parla di Carla Tibboni, si parla dei premi internazionali Ennio Flaiano. Nel bene e nel male. Certo. Anche perché attualmente qual è la situazione? Parliamo subito delle cose negative, no? Perché prima le cose brutte e poi quelle belle. Esattamente, la cronaca attuale. Cioè, qual è la situazione del Teatro d'Annunzio intanto? Il Teatro d'Annunzio, come probabilmente saprete, dal 20 marzo è stato dichiarato inagibile. Quindi non è utilizzabile per le attività, per gli eventi estivi, perché è un teatro all'aperto, quindi parliamo dell'estate, e soprattutto si sente moltissimo l'assenza di un luogo della cultura che accoglie molti eventi l'estate, si inizia a giugno e si finisce a settembre, ed è difficile rimpiazzarlo. Ma secondo lei perché tutti questi ritardi? A me sembra un po' strano. Ma io non entro nei motivi amministrativi, perché non mi riguardano, non faccio politica, quindi non esprimo giudizi. E certo è che è strano che da marzo ad oggi, soltanto con una delibera di giunta del 28 di ottobre, il comune abbia deciso di reperire i fondi per un progetto, per pagare il progetto, per affidare anzi il progetto di riqualificazione, ma soprattutto di ristrutturazione, perché il Teatro d'Annunzio ha zero sismicità. Bravo. Questo significa che è assolutamente inagibile, nessuno potrà più lavorarci per i prossimi due, ma credo anche tre anni, perché i lavori sono molto complessi e lì c'è anche la stele da sistemare, da ristrutturare, almeno, assolutamente sì, perché poi lì il lavoro purtroppo della salsedine, sappiamo tutti che è molto corrosivo. Ne abbiamo parlato poco fa, insomma il Teatro d'Annunzio è inagibile. L'anno prossimo dove si svolgeranno i premi internazionali Flaiano? Ha già un'idea, avvocato? Ma allora, io direi che stiamo un po' elemosinando le location per i vari eventi, perché non c'è soltanto la serata finale di premiazione, c'è il Flaiano Film Festival che è diretto da Riccardo Milani, c'è il premio di narrativa, il premio di poesia, insomma ci sono tanti eventi che costruiscono questo contenitore che ormai è diventato il premio Flaiano. E pensiamo che la location sia la stessa dell'anno scorso per quanto riguarda la serata finale di premiazione, e cioè Piazza Salotto. L'anno scorso è stato sicuramente un successo confermato di pubblico, perché in piazza c'erano oltre 4.500 persone, quindi insomma questo è... Ma parliamo dei premi Flaiano, sì, però stiamo io parlando del... Cioè, ho l'abitudine di ricominciare ogni anno da capo, non appoggiarsi mai sugli allori, perché il premio Flaiano ha un'organizzazione molto complessa e soprattutto la qualità è diventata molto elevata, quindi bisogna conservarla e bisogna sempre lavorarci. E per il resto speriamo di poter distribuire gli eventi all'Aurum, vediamo il cinema se farlo al Sant'Andrea oppure al Porto Turistico, perché comunque l'anno scorso al Sant'Andrea molte persone non sono entrate, sono rimaste fuori, questo mi è dispiaciuto moltissimo. È piccolino, perché, non è sì, molto anche perché grande. La politica dei premi Flaiano è quella della gratuità degli eventi, di conseguenza c'è un'affluenza insomma abbastanza elevata. Siamo sempre in compagnia dell'avvocato Carla Tibboni. Tanti gli impegni, ricordo, lei insomma è un avvocato, quindi
ha questa professione, vive di questa professione e poi è presidente di questi premi che l'impegnano ulteriormente. E la sua vita privata? Rimane un po' di spazio per la sua vita privata? Sì, un po' di spazio deve rimanere per forza, perché non si può soltanto lavorare e portare avanti i premi. Però io vorrei dire anche questo, per me è molto importante. C'è una squadra di persone che lavora per i premi Flaiano, che è altamente qualificata e che quindi mi aiutano in questo percorso, a volte accidentato per i noti motivi. Quindi riesce ad avere una vita privata soddisfacente, diciamo così. Sì, questo è importante. È inevitabile non ritagliare del tempo per se stessi, assolutamente. Insomma, stiamo parlando di cose negative, però sì, oggi, perché c'è anche il Media Museum, ne vogliamo parlare, perché sì. Io a volte parcheggiavo spesso dietro, perché c'è il dentista, certo. Il babbo che si trova nelle vicine, diciamo che c'è una congiunzione astrale un po' particolare, sì, sì. In questo momento. E quando finiscono questi lavori? Ma le ultime notizie che mi sono state date sono, i lavori dovrebbero essere completati per fine febbraio, ma ovviamente sono date che vengono fornite senza fare i conti con la stagione invernale che ormai è alle porte, perché come sappiamo, se piove, insomma, il cantiere poi chiude, quindi bisogna riprendere lentamente le attività. Speriamo, perché noi comunque risentiamo moltissimo della mancanza di questa struttura, perché come vi siete tra le altre cose, ci sono tante associazioni che vengono a svolgere i propri eventi lì al Media Museum. Come ci siamo organizzati? Un po' qua, un po' là, andiamo da chi ci ospita o da chi ci affitta gli spazi. Non possiamo fare diversamente, però certo che è complicato, però è molto complicato per noi. Dallo scorso ottobre è molto complicato lavorare in questo senso. Ora la faccio sorridere un po', avvocato, però pensavo, sì, perché qualche ricordo bello, insomma sono passati tanti personaggi, direi personaggi internazionali, anche perché si chiamano premi internazionali, quindi giustamente. Il più simpatico e il più antipatico di tutti questi personaggi che lei ha conosciuto, perché poi so che lei ha stretto anche delle amicizie con tanti personaggi che sono stati premiati qui a Pescara. Il più simpatico e il più antipatico? Allora, il più simpatico sicuramente Fiorello è una persona straordinaria, sia professionalmente che umanamente. È un uomo di una... Al massimo ricordo quell'edizione. Di una grandissima umiltà, ma anche di una capacità proprio di artistica, di improvvisazione, che è rarissimo, secondo me. Bravo, insomma, professionista, bravo. Sì, nato per bravo, fare quel lavoro. Sì, assolutamente sì, e non ha alcuna certezza, insomma, su se stesso, nel senso che poi chiede anche, sì, ma sono andato bene, va bene così, insomma, ditemi voi cosa fare, insomma, è una persona, che fai, te ne vai, non stai a cena con me, insomma, è una persona veramente, io l'ho trovata straordinaria, già lo conoscevo, ma nel 2022, quando c'è stata la 50ª edizione, lui è stato sicuramente il protagonista indiscusso di quella serata, e devo dire che aver passato del tempo con lui in albergo insieme alla moglie, anche Susanna, che poi è la sua manager, è un ricordo bellissimo. Il più simpatico, adesso lo so che lei è un avvocato, ma mi deve dire anche che è il più antipatico. Allora, anche se stiamo trasmettendo in una televisione regionale e su una radio regionale, però c'è lo streaming, quindi tutto sommato andiamo in tutto il mondo, quindi faccia lei, insomma. Ma io non ho trovato antipatici, particolari magari nelle richieste. Nelle richieste c'è stata
una nota attrice di cui non rivelerò mai il nome nemmeno sotto tortura, che voleva andare, voleva ritornare a Roma perché nella sua stanza, come aveva chiesto, non aveva trovato un mazzo di rose rosse. Non ci credo. Eh sì. E poi come è andata a finire? E poi le abbiamo portato subito le rose rosse, ha detto se va bene le chiediamo adesso, le consegniamo, altrimenti andrà a Roma, tornerà a Roma, l'autista è pronto. Però l'avete accontentata. Assolutamente, noi accontentiamo sempre tutti, infatti vengono sempre tutti molto volentieri. Era giovane o aveva qualche anno? Era giovane ed era molto bella. Anche giovane? Sì. Anche giovane. Vabbè, un po' di musica. Siamo arrivati alla fine di questo incontro con l'avvocato Carla Tiboni, presidente dei premi internazionali Ennio Flaiano. Io credo sia giusto e doveroso chiudere proprio con un ricordo di suo padre, che tra l'altro ho avuto anche l'onore di conoscere da bambino. L'inventore di questi premi. Cioè, cosa le ha lasciato Babbo? Allora, io credo che mio padre, Edoardo Tiboni, sia stata una persona moderna e lungimirante, perché ha avuto questa intuizione. All'inizio non ci credeva nessuno, dicevano tutti, vabbè, un premio, un sceneggiatore. Come tanti altri premi. All'epoca lo sceneggiatore, come diceva Flaiano, attacca il padrone dove dice l'asino, ecco, nella sua ironia. E cosa mi ha lasciato? Mio padre mi ha lasciato tante cose, ovviamente un'eredità per i premi che sono legati a una mia promessa che ho fatto a lui di portarli avanti, ma sicuramente il rigore e la qualità che deve essere data alla cultura. Cioè, la cultura è una cosa importantissima, la cultura è un elemento per far crescere la comunità. Lui aveva un forte senso della comunità. Ha sempre detto che chi, ad esempio, aveva avuto la possibilità di studiare doveva restituire alla propria comunità la conoscenza che aveva, e questo attraverso opere, lavoro, nei modi più diversi. Lui lo ha fatto sia come giornalista, perché lui comunque ha lavorato per 35 anni in Rai, è stato direttore qui della sede Abruzzo. Regionale, sì, Abruzzo, prima Abruzzo e Molise e poi Abruzzo. E quindi lui amava moltissimo il suo lavoro di giornalista, ma poi ha capito che la cultura, non dimentichiamoci cos'era l'Abruzzo nel dopoguerra, cioè praticamente una landa desolata, distrutta. E ha capito, ha avuto questa intuizione insieme ad altre persone, che la cultura era l'elemento determinante per fare anche in modo che le persone che non potevano permetterselo potessero studiare, potessero acculturarsi, e da lì nacque anche l'idea di costituire una università abruzzese, perché prima la maggior parte dei ragazzi, delle ragazze abruzzesi andavano a Roma o a Bologna a studiare. Quindi diciamo è una persona che ha sicuramente, che rappresenta un esempio, per me è un esempio da seguire, e soprattutto era un idealista. Mio padre è stato un idealista, perché altrimenti le difficoltà che ha avuto credo che si sarebbe fermata alla terza edizione, ecco, invece è riuscito a portarlo negli anni, insomma, avanti il premio. E io, avvocato, aggiungo, credo che lei abbia qualcosa di Edoardo Tiboni, di Babbo, perché anche per lei non è semplice portare avanti le edizioni. Ma dunque, io credo che ognuno di noi, nel bene e nel male, sia un po' il prodotto della propria famiglia. Aver avuto un esempio così, così solido, perché mio padre era una persona molto solida, e diciamo mi ha insegnato, mi ha fatto capire che i progetti, che non bisogna mai perdere proprio l'obiettivo della missione, cioè i progetti vanno studiati e vanno realizzati, non ci si ferma per strada nonostante le numerose difficoltà, perché diciamo, tanto è una cosa, è un fatto noto, insomma, che i premi Flaiano conoscano le difficoltà e la strada non sia mai pianeggiante, però io lo considero poi un po' una risposta del destino, e
poi ci sono sempre. Si appiana tutto, quindi evidentemente cioè, ci sono sempre i premi Flaiano. Si appiana poi la strada, si appiana strada facendo. Insomma. Grazie, grazie all'avvocato Carla Ziboni, grazie e grazie a voi che ci avete seguito sui canali di Rete 8 di Radio DJ International. Grazie. Grazie. Il blog di Marco Tontodonati.